Salvatore Amato è un donnaiolo, però è molto buono, ha sempre il sorriso, la parola buona per tutti, anche se ha con un po' di sfacciataggine ne combina qualcuna ogni tanto, però è talmente buono che non puoi non volergli bene e quindi si fa perdonare da tutti, dalla mamma, dalla sorella, dal fratello, dalla proprietaria del bar, tutti quanti, perché mette sempre la buona parola, è tanto carino, è tanto dolce, però è un paraculo. Si può dire un paraculo. Siamo a Milano, mica tre leoni dell'Africa. Anita Marini è una donna meravigliosa, molto divertente, è il mio personaggio, è una donna un po' feliniana, conosce le sue doti seduttive, le utilizza ed è un'imprenditrice, quindi una donna molto emancipata per quegli anni. Ma intanto mi sono affezionato al ruolo di pecora nera. Riccardo Guardieri è un giovane rampollo di questa famiglia molto facoltosa che ha preso, diciamo che ha comprato attraverso delle banche, dei giri intrallazzi, il paradiso delle signore, l'ha rilevato e lui appunto è il figlio, il primogenito di questa famiglia molto, molto facoltosa che non ha molta voglia di fare, si sveglia tardi la mattina fra mille reprimende del padre e fondamentalmente l'unica passione che ha è insomma vivere, è un viveur pieno di donne, molto charmando, naiolo, che fondamentalmente non ha la minima intenzione di prendersi le proprie responsabilità. Non dico che ovviamente, non posso spoilerare nulla su cosa accadrà dopo, però per varie vicissitudini sarà costretto probabilmente a cambiare qualche aspetto della sua vita, perché succederanno varie ed eventuali che lo porteranno a dire cavolo, forse qua devo cambiare qualcosa. È un personaggio in realtà molto, molto sfaccettato, perché quello che alla prima lettura può essere soltanto un ragazzo appunto problematico, scapestrato, in realtà nasconde un forte dolore, perché la mamma non c'è più e con il padre Umberto, interpretato da Roberto Farnesi, un rapporto molto conflittuale, appunto che lo porta a tantissimi scontri, quindi questa sua che questa sua chiusura, questa sua superficialità in realtà nasconde assolutamente un dolore fortissimo che poi esce fuori in vari momenti, in vari punti apici appunto di questa vicenda che lo portano a fare conti con se stesso, quindi mi sto divertendo molto a interpretarlo. Per me è triplo salto mortale, perché io essendo romano fare il siciliano non è stata proprio un'impresa facilissima. Ho studiato, studio tutti i giorni, studio tutt'oggi, tutte le sere, appena torno a casa aggiusto le C, perché per i romani le S, tutte le doppie, anche se qualche doppia ho studiato che nel siciliano può tornare utile. E quindi no, però la cosa bella di fare l'attore è proprio questa, cioè modificare, fare qualcosa di diverso da te, mandare ogni tanto a quel paese te stesso per essere finalmente qualcun altro, è liberatorio ogni tanto, no? La più grande sfida che stiamo affrontando è il fatto di non sapere dove andranno a parare i nostri protagonisti, perché sono in divenire anche loro, sono in fase di scrittura, quindi è appunto la vera sfida è quella là, non sapere dove andremo, sai, magari dialogare in scena appunto con un altro personaggio e non aver ben chiaro dove si andrà è un po' un'arma a doppio taglio, perché così sarebbe la vita, però uno vorrebbe, sai, d'altra parte dire ok l'ammazzo o la sposo e quindi no, però è sicuramente una sfida grandiosa. Per fortuna è una produzione meravigliosa, la troupe è fantastica e quindi i giorni passano. Il paradiso delle signore dal lunedì al venerdì alle 15:25 su Rai 1. Ma quanto lavorate? Veramente tantissimo, noi ci prepariamo, calcola, il pick up può essere alle 6 di mattina, torniamo alle 8 a casa, 13 scene a volte al giorno, cosa che al cinema le fai in 4 settimane, in 3 settimane, qua però è una grandissima scuola proprio per questo, per me è una grandissima opportunità, parte lavorativa, ma è proprio una scuola, la sto vivendo proprio dopo il centro sperimentale, questa secondo me è una mia seconda scuola, un secondo titolo di studio. La metterei a formazione il paradiso delle signore. Sappiamo che stiamo cercando di fare il massimo, di portare tanta qualità, tanta verità. Vi assicuriamo che nonostante sia un daily ha un taglio che strizza molto più l'occhio al cinema, alla fiction rispetto che a una soap, quindi è solo di etichetta, solo di contesto sarà un daily, una soap, ma in realtà noi stiamo provando a spremerci come se fosse un set del cinema. Sto conoscendo tutti i colleghi piano piano, siamo tutte belle persone, è come alla fine è come se una signora dovesse aprirci la porta di casa ogni giorno, no?
se c'è una bella persona, una persona che ti può raccontare qualcosa, una persona che è sincera, tu magari gliel'apri questa porta per ascoltarla. E noi siamo sinceri, bravi, carini, simpatici e speriamo che ci aprano la porta del televisore ogni giorno, insomma. Speriamo che ci guardino. Noi siamo sinceri e ce la stiamo mettendo tutta. È una boccata di aria fresca. Ci sono queste ragazze meravigliose, giovanissime, vestite in un modo così elegante, così raffinato, che ci riporta al principio della femminilità, quando la femminilità doveva in qualche modo imporsi e si è imposta. Io sono dell'idea che siamo tornati indietro di 100 anni. Erano delle donne che la sapevano lunga. Ciao, spettacolo che spettacolo, vi aspetto tutti i giorni alle 15.25 su Rai 1 col Paradiso delle Signore. Ciao, spettacolo che spettacolo, vi aspetto alle 15.25 tutti i giorni, Rai 1, Paradiso delle Signore. E io vi voglio bene, spettacolo che spettacolo, un grande abbraccio, grazie per l'intervista e ci vediamo tutti i giorni su Rai 1 alle 15.25. Grazie, ciao.